Eccoci tutti, bentornati, buongiorno o buonasera, a seconda dell'orario in cui state sentendo questo podcast o vedendo questo video, e bentornati a Tiriamo Campari, la realtà ai tempi dello spritz, nel tempo di uno spritz. Sono di nuovo insieme a Carlo Galli, anche questa settimana, Carlo che è ritornato nei patri confini, se non sbaglio, giusto? Sì, ciao a tutti. Tornato nella nostra Padova, io invece no. E lascio la parola subito a Carlo per presentare il nostro ospite e il tema della puntata. Ciao a tutti, allora oggi parliamo di un argomento un po' spinoso ma che dovrebbe essere molto interessante e importante per insomma, i giovani d'oggi in Italia. Quindi parliamo di giovani e anziani, di squilibrio tra generazioni e quindi naturalmente anche pensione. Lo faremo in due puntate. Prima vi spiegheremo un po' come funziona il sistema pensionistico, quali sono le cose importanti e che bisognerebbe tenere a mente. E nella seconda cerchiamo di parlare anche di cosa sta succedendo ora con dal punto di vista demografico, dal fatto che l'età si sta allungando e quindi quali sono i problemi che ci sono da affrontare ora, in generale e soprattutto per noi giovani. Lo facciamo con un ospite di grandissimo prestigio, Vincenzo Galasso, che saluto e ringrazio molto. Buongiorno. Buongiorno. Vincenzo è professore ordinario al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali a Bocconi ed è anche direttore di un'unità di ricerca del centro Baffi-Carefin che si chiama APE, cioè Analysis of Pension Economics, quindi è sicuramente una persona perfetta con cui parlare di questi argomenti. Quindi, without further ado, iniziamo. Ale? Sì, iniziamo con una minima ricostruzione storica, Vincenzo, sicuramente poi parleremo molto di anni 90, che sono stati un tema di enorme cambiamento sul fronte del sistema pensionistico, però se sei d'accordo inizierei con come ci siamo arrivati, cioè un minimo excursus storico della questione nei decenni precedenti. Ma buongiorno prima di tutto, sicuramente questo è un tema molto rilevante per i giovani oggi e fare un piccolo escursus storico consente alle giovani generazioni come voi di capire che cosa succedeva in passato e anche se volete perché quello che accadrà a voi è molto diverso da quello che è accaduto ai vostri sta accadendo ai vostri genitori e addirittura anche è accaduto ai vostri nonni. Allora, diciamo che in Italia la spesa previdenziale è aumentata nel corso degli anni, cioè dalla Seconda Guerra Mondiale fino alla metà degli anni 90, ma questa spesa previdenziale è aumentata soprattutto negli anni 70 e gli anni 80, per via, se vogliamo, di due fenomeni. Uno è stato un po' l'invecchiamento della popolazione, sicuramente iniziava già a aumentare la longevità, ma l'altro è stato quello di un aumento della generosità. Quindi diciamo le generazioni che andavano in pensione, peraltro anche, questo magari ne parleremo nella prossima puntata, molto presto rispetto a quello che sta accadendo oggi, si davano delle pensioni molto, appunto, molto generose. Ora, perché questo è importante? Questo è importante perché noi viviamo in un sistema, in Italia, ma per la verità in quasi tutti i paesi europei, il sistema previdenziale è un sistema a ripartizione. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutte le pensioni che vengono corrisposte, che vengono pagate oggi ai pensionati, sono finanziate oggi dai contributi dei lavoratori. Quindi il flusso è molto semplice. Tutti i lavoratori devono pagare dei contributi previdenziali, lavoratori e imprese, questi contributi previdenziali vengono utilizzati immediatamente per pagare le pensioni appunto, delle persone che sono in pensione, dei pensionati. Per darvi un'idea, diciamo che quindi l'INPS funziona quasi come, come dire, come gira. Sì, come un tramite, cioè prende i soldi e immediatamente li dà ai pensionati e questo è molto rilevante perché diciamo se i giovani smettessero di pagare le pensioni noi dopo pochi mesi non avremmo più soldi per pagare le pensioni ai pensionati. Quindi questo è un primo aspetto. La generosità aumenta molto negli anni 80 ed arriviamo a un certo punto agli anni 90 con un sistema che è estremamente appunto generoso, che spende tantissimo, è tra i sistemi che spendono di più al mondo, una fetta estremamente grande, più del 10%, stiamo arrivando quasi al 14-15% degli anni 90, del prodotto interno lordo va verso le pensioni. A quel punto ci troviamo in una situazione di crisi finanziaria, all'inizio degli anni 90, e si comincia a parlare di una eventuale riforma delle pensioni. La riforma delle pensioni è soprattutto
se volete, dai mercati finanziari. E quindi lì incominciano a cambiare un po' le cose, e quello che incomincia a cambiare è prima di tutto la struttura del sistema previdenziale. Questo accade nel 92 e poi di nuovo accade nel 95. Se dovessimo dire in pochi secondi perché la spesa per pensioni è stata così generosa prima degli anni 90, come lo spiegheresti? Semplicemente mazzette elettorali, tra virgolette, o qualcosa del genere? Off the record, no, secondo me non è tanto una questione di mazzette elettorali, è una questione del fatto che è un momento in cui ti puoi permettere, se vuoi, l'aumento delle pensioni. Cioè, i pensionati non sono tantissimi, aumentare le pensioni è dal punto di vista elettorale conveniente, non costa tantissimo, il debito pubblico sta aumentando, cioè fa parte, se volete, di un periodo che è quello degli anni 80 in cui molto debito viene anche monetizzato, quindi insomma, diciamo, il costo economico dell'aumento delle pensioni non si percepisce in quel momento, non è così forte, non si percepisce così tanto, perché comunque alla fine insomma, con le pensioni le cose si vedono dopo, no? Cioè, vedete, i costi arrivano poi dopo. E arrivano appunto negli anni 90, perché poi negli anni 90 i mercati finanziari incominciano a mettersi in allarme, e a quel punto è quando bisogna modificare le cose. Questa, se vuoi, un po' la risposta. E quindi, come spesso è successo, anche la nostra generazione l'ha vissuto con la crisi dello spread, la riforma Fornero, eccetera, negli anni 90 abbiamo dovuto reagire a quello che succedeva sui mercati, abbiamo cambiato di molto il sistema pensionistico. A grandi linee, che cosa è successo? Ma sono successe due cose, diciamo due riforme. Nel 92 è stata fatta una riforma che aveva l'obiettivo di calmare i mercati finanziari. Questa riforma ha fatto due cose: ha cambiato il calcolo delle pensioni, diminuendone la generosità, e poi, se volete, entro nei dettagli. Ma la seconda cosa che ha fatto, e che è stata quella di maggior impatto da un punto di vista finanziario, è stata quella di togliere l'indicizzazione delle pensioni rispetto ai salari e di collegarla invece ai prezzi. Quindi fondamentalmente l'indicizzazione delle pensioni per le persone che erano già in pensione è stata ridotta, e questo ha portato a una riduzione della spesa, soprattutto della spesa futura, prospettica estremamente elevata, ed è stata anche, se volete, un po' una rivoluzione copernicana, perché per la prima volta sono stati un po' toccati i cosiddetti diritti acquisiti, perché in effetti le pensioni future venivano modificate. Scenderesti un po' più nel dettaglio in questi due passaggi, sempre ovviamente per cenni, però approfondiamo un attimino di più questi due temi, che forse sono molto molto importanti, però non è che sono molto conosciuti. Allora, tenete presente che prima del 92, cioè della riforma Amato, il calcolo delle pensioni in Italia era molto semplice, cioè per avere un'idea di quanto era la tua pensione, cosa dovevi fare? Dovevi guardare a due cose: dovevi guardare al numero di anni di contributi e dovevi guardare a quella che era fondamentalmente il salario prima di andare in pensione. Quindi la tua pensione era il salario prima di andare in pensione per il numero di anni di contributi per il 2%, quindi fino a massimo però di 40 anni di contributi. Quindi questo voleva dire che se tu avevi lavorato per 40 anni, prendevi 40 per 2, l'80% del tuo ultimo salario. Cosa voleva dire? Che per esempio l'impresa, se tu lavoravi presso un'impresa privata, l'impresa ti faceva un gran regalo se ti dava un aumento del salario l'anno che dovevi andare in pensione, perché chiaramente i grandi dirigenti dell'ultimo secondo, no, erano tutti dirigenti, esatto, per andare in pensione. Quindi diciamo, quello era un grande regalo che l'impresa ti faceva, scaricando tutto sulle casse dello Stato. Tu potevi prendere l'80% di un salario che magari ti veniva aumentato del 20% l'anno prima di andare in pensione, e quindi questo era il regalo. Allora, che cosa fa la riforma Amato? La riforma Amato, la prima cosa che fa, in realtà cambia il salario di riferimento. Quindi non è più quello dell'ultimo anno, diventa gli ultimi 5 anni, poi viene portato nel corso del tempo ad una media di tutti quanti i salari nell'arco di tutto quanto la tua vita lavorativa. E questo chiaramente non consente più questo giochetto dell'ultimo anno, perché l'ultimo anno ha un peso molto molto minore. Certo. Questo viene fatto rimanendo nell'ambito di un sistema comunque retributivo, quindi diciamo rimanendo nell'ambito di un sistema che dove quello che tu hai contribuito non ha particolare importanza per quanto riguarda invece quello che sarà la tua pensione. Cioè, tu potresti aver avuto salari molto bassi all'inizio, aver
contribuito pochissimo, eccetera, quello che è importante è il numero di anni di contributi, ma non l'entità dei contributi. Nel 95 la rivoluzione, la riforma Dini, invece cambia completamente le carte in tavola, perché passiamo ad avere un sistema contributivo, quello che diciamo, nella letteratura inglese si chiama Notional Defined Contribution. Il sistema contributivo fondamentalmente è un sistema che prova a legare i tuoi contributi con quella che sarà la pensione che tu otterrai quando andrai in pensione. E questo viene fatto, se vogliamo, per due grandi motivi. Uno è quello di cercare di evitare di fare dei grandi regali a chi va in pensione. Quindi, diciamo, fondamentalmente io ti ridò quello che tu hai pagato nell'arco della tua vita. Che è una cosa che ha molto senso per un ascoltatore. Che è una cosa che ha molto senso per un ascoltatore. Sicuramente, tieni presente che tutti sono sempre convinti di aver diritto ad una pensione generosa perché hanno pagato i contributi nell'arco della loro vita lavorativa. Nessuno è particolarmente interessato a capire che cosa esattamente vuol dire. Allora, Esatto. il sistema contributivo te lo rende evidente. Ti dice: no, guarda, io tu hai contribuito questo ammontare, io ti do un tasso di interesse su quello che tu hai contribuito. Quando arriva il momento di andare in pensione, tu vedi qual è l'ammontare che, diciamo, che ti spetta. La logica è esattamente la stessa di quella dei sistemi invece a capitalizzazione, cioè se tu avessi messo i soldi in banca diciamo in un fondo previdenziale privato o qualcosa di questo genere, quando vai in pensione il tuo fund manager ti direbbe: questo è l'ammontare di soldi che hai. Chiaramente la cosa problematica è che rimaniamo in un sistema di ripartizione, quindi un sistema in cui in realtà i tuoi contributi sono stati utilizzati per pagare le persone delle pers degli Quindi è un tema che, per esempio, i non addetti ai lavori tipo me devono sempre ricordare, cioè contributivo significa quello che Vincenzo ha appena spiegato, ma non significa che i nostri contributi vengono presi e messi in un cassetto, perché comunque rimane il ruolo dell'INPS, come Carlo diceva prima, no? Prende e dà, insomma, dà e prende, Sì, meglio dire. quello che accade è che mentre prima l'INPS non si segnava neanche l'ammontare di contributi che tu pagavi, ma solamente se li avevi pagati oppure no. Quindi quello che contava era il numero di anni che avevi contribuito. L'INPS incomincia a fare questo lavoro di segnarsi quanto hai contribuito ogni anno, perché è su quei contributi che ti verrà poi calcolata la tua pensione futura. Qual è il tasso di interesse che ti viene corrisposto su questi contributi? Perché se i soldi tu li avessi messi in un fondo privato, sarebbero quelli che il tuo fund manager è riuscito ad avere attraverso la capitalizzazione, eccetera. In questo caso, invece, quello che tu ricevi è il tasso di crescita dell'economia. Quindi ricevi un rendimento che pari al tasso di crescita dell'economia, cioè che dipende da quanto cresce il tuo paese e da due cose in realtà, dalla crescita pro capite del reddito o del prodotto interno lordo e dalla crescita della popolazione. E quindi vedi che questo è un sistema che, come dire, tiene il sistema previdenziale in equilibrio nel lungo periodo, ma scarica il rischio economico e demografico su il contribuente, cioè sul lavoratore. Mentre nel sistema precedente, quello non contributivo ma retributivo, il rischio era scaricato sulle generazioni future, cioè tu pensionando del 1990, andavi in pensione. Se avevi 40 anni di contributi, volevi l'80% del tuo ultimo salario. E che questo fosse troppo, poco, quello che è, non si sapeva dove andare a prendere i soldi, non era un problema tuo, era un problema dello Stato provvedere vedere questi soldi, contributi, da dove dovevano arrivare. Oggi in realtà il rischio è più sul lato del lavoratore, perché tu sai che avrai un rendimento sui tuoi contributi che dipende dal tasso di crescita dell'economia. Questo, quindi, il concetto è: col nuovo sistema, noi adesso giovani paghiamo contributi in base ai quali poi riceveremo una pensione, però in realtà, siccome questi contributi oggi vanno ai nostri genitori, poi dopo il tasso di interesse che riceveremo è, come dicevi tu, legato alla crescita dell'economia e alla crescita della popolazione, e quindi può andarci ampiamente peggio di uno scenario alternativo dove i nostri contributi li investivamo per conto nostro in una pensione privata e poi ci tornava. Sì, allora diciamo oggi ci sono diversi convegni che vengono fatti su questo tema.
Oggi viviamo in un mondo che ha tassi di ritorno di rendimento bassi, no? I tassi di interesse sono molto bassi, quindi diciamo, dal punto di vista della capitalizzazione non è che i fondi pensione se la stanno passando benissimo Certo. e contemporaneamente viviamo in un mondo in cui sono bassi sia il tasso di fertilità sia il tasso di crescita. Quindi dove ti giri, non è che... Tempesta perfetta. Esatto, la tempesta perfetta. Quindi diciamo, non è che il sistema capitalizzazione se la passi molto meglio in questo momento di quanto non faccia il sistema di ripartizione. Ora, perché si è fatta questa riforma? Si è fatta questa riforma per due motivi. Il primo motivo è che in questa maniera hai degli stabilizzatori automatici, cioè in futuro tu puoi capire quali saranno le pensioni che devi pagare, perché dipenderà dal tasso di crescita dell'economia e così via. E quindi tutto questo sistema di automazione fa sì che, se vuoi, i politici hanno meno possibilità di metterci mano e di modificare il sistema. Quindi questo dovrebbe schermare da un rischio, diciamo, se vuoi, sia politico sia anche economico e demografico, perché il rischio cade sui lavoratori, soprattutto su di voi giovani. La seconda cosa era, quando paghi i contributi, sapendo che questi contributi saranno parte della tua pensione futura, in teoria è un po' come pagare un premio assicurativo, cioè internalizzi il fatto che stai pagando dei contributi, non li vedi come delle pure tasse che cerchi di evitare, e quindi questo dovrebbe modificare diciamo, l'offerta di lavoro, cioè dovrebbe essere meno distorsivo sul mercato del lavoro. Questi due motivi per cui si fa. Chiarissimo, grazie per la spiegazione, Vincenzo. Una domanda, se posso. La transizione com'è gestita? Cioè, queste riforme sono sostanziali, immagino che abbiano avuto un periodo di appunto, transizione che riguardasse soprattutto quelli che erano, beh, sicuramente già in pensione, ma anche per coloro che fossero prossimi alla pensione, giusto? Quindi, diciamo, quella fase com'è stata gestita? Allora, la transizione per la riforma Dini, cioè quella del 95, quella che cambia radicalmente il sistema, lo rende contributivo, viene gestita con una lunghissima transizione. Una transizione molto lunga, per cui alla fine hai tre tipologie di lavoratori. Hai quelli che avevano già 18 anni di contributi quando la riforma va in vigore, cioè al 31-12 del 95. Quelli lì sono completamente schermati da qualunque cosa. Quindi queste persone fondamentalmente vanno in pensione con il vecchio sistema. Chi incomincia a lavorare, come se non ci fosse stato, chi incomincia invece a lavorare dopo il 31-12-95 inizia ex novo, quindi con il nuovo sistema, per chi aveva meno di 18 anni di contributi si va a pro quota, quindi la pensione viene calcolata un po' in più. Ora, la motivazione di questa roba qua è, diciamo, se voi c'è una visione positiva, è una visione un po' più realista, secondo me. La visione positiva è che chiaramente quando cambi le cose, soprattutto in sede previdenziale, devi dare tempo alle persone di potersi adattare al nuovo sistema. E quindi non ti posso dire, guarda, che ti cambio le carte in tavola, ti devo dare un po' di tempo affinché, insomma, tu possa aggiustarti a questo nuovo sistema. La visione un po' meno, come dire, positiva, forse un po' più realista, è che in realtà quella divisione fa sì che tutte le persone che hanno più di una certa età, quindi fai conto, dovevi avere 18 anni di contributi, immagina di iniziare a lavorare a 22-23 anni, diciamo tutti quelli che avevano più di 40, 42, 43 anni sono schermati completamente dalla riforma, e la riforma tocca solo le generazioni più giovani, cioè nel 1995, se tu hai meno di 40 anni, sicuramente sei toccato alla riforma. Se hai più di 40 anni, probabilmente te la sei scappottata. Peraltro, la cosa interessante è che la stessa cosa era successa con la riforma Dini, che aveva usato esattamente lo stesso taglio. Quindi erano 15 anni nel 92, che poi diventano 18 nel 95. Diciamo, quindi la Giustamente. generazione che scappa è sempre la stessa, cioè da lì in poi. Però qui c'è chiaramente un aspetto di sostenibilità politica nel poter fare le riforme. Sì. L'aspetto, se volete, diciamo, forse interessante dal punto di vista un po' dell'aneddotica, è che questa riforma delle pensioni la voleva fare anche Berlusconi nel 94. Il governo Berlusconi cade sulle pensioni. Berlusconi voleva spalmare il costo della riforma in maniera un po' più uniforme sulle diverse generazioni. Cade il governo, la Lega Nord esce dal governo del 94, il governo cade, Dini, che era
il ministro dell'economia del governo Berlusconi diventa il primo ministro, fa la riforma, ma il target della riforma è diverso, la riforma passa attraverso, diciamo, questo scamotage. Quindi, se vogliamo, la Un transizione. po' pragmatici, sì. C'è una spiegazione che forse poi sappiamo benissimo, ma non apro neanche il discorso che in generale questo è un paese in cui il tema dei, diciamo, di toccare o meno diritti acquisiti è abbastanza complesso a 360 gradi. Però se pensate che questo è solo l'Italia, vi manderò un grafico sul supporto per Vladimir Putin. E vedete che il supporto per Vladimir Putin si riduce e prende il suo minimo dopo che Putin parla della riforma delle pensioni. Quindi, diciamo, questo accade ovunque, negli Stati Uniti, cioè in qualunque paese toccare le pensioni è abbastanza drammatico. Stiamo vedendo in Francia, no? Ma tra l'altro volevo chiederti una domanda per farti una domanda, scusa, per tornare un attimo indietro. Parlavamo all'inizio di quanto spendiamo noi per le pensioni. La domanda è quanto noi spendiamo per le pensioni? Questo penso sia un dato che può interessare. Quanto spendiamo noi rispetto agli altri? È tanto? È poco? È giusto? Allora, è difficile. Allora, noi spendiamo tanto, siamo tra i paesi che spendono di più al mondo, diciamo attorno al 15% del PIL è speso in pensioni. È tanto rispetto ad altri paesi europei. Ci sono paesi che sono sul 13, 12, 13%, c'è la Francia, Germania, eccetera. Quindi, ma ci sono paesi che spendono molto perché sono paesi che sono. Per cui il reddito delle persone anziane è costituito quasi esclusivamente da pensioni pubbliche. Poi ci sono altri paesi che sono dati a sistemi diversi, dove la pensione pubblica in realtà è una specie di safety net, è una pensione molto limitata, e poi sono le pensioni private, quindi diciamo il secondo pilastro. Quindi nell'ambito dei paesi di cui noi facciamo parte, cioè quelli dove il supporto della pensione pubblica è molto elevato, spendiamo tanto, ma ce ne sono anche altri. Siamo anche tra i paesi più vecchi al mondo, quindi, diciamo, da questo punto di vista ti puoi rendere conto che Chiaro. chiaramente la spesa è molto elevata. Il problema è che ci sono dei grandi squilibri intergenerazionali. L'Italia è un paese dove si è speso tanto in pensioni, si continua a spendere tanto in pensioni, ma molto si spenderà ancora tanto in futuro perché la popolazione continuerà chiaramente a invecchiare, ma se andiamo a guardare alla generosità, cioè a qual è il rendimento implicito, mettiamola così, che hanno avuto le generazioni, allora lì vedi che cala nel corso delle generazioni. Cioè, chi è andato in pensione negli anni 80, negli anni 70, negli anni 90, ha avuto delle pensioni molto più generose, anche in base a quello che aveva pagato, di quanto sta accadendo ora e di quanto accadrà in futuro. E qua torniamo un po' appunto all'oggetto, insomma, della puntata di questa della prossima. Carlo, visto che comunque ci avviciniamo anche un po' alla conclusione di questo primo episodio, con Vincenzo, vuoi fare l'ultima domanda? Sì, allora vorrei, allora, se possiamo un attimo cambiare focus, chiedere, abbiamo spiegato un po' la struttura del sistema pensionistico, era di un certo tipo prima degli anni 90, abbiamo cambiato molto come funziona e come i contributi che uno paga si trasformano poi nella sua pensione o meno. Se dovessimo fare il punto ora di dire, ok, quindi qual è la situazione attuale per i giovani? E come questa è eventualmente legata, visto che ora in pensione ci portiamo quello che paghiamo di contributi, come è la situazione dei giovani legata al mercato del lavoro? Diciamo che questo è un sistema previdenziale che, diversamente dal precedente, non neutralizza gli effetti del mercato del lavoro. Quindi se il mercato del lavoro, anzi tende ad amplificarlo, se il mercato del lavoro funziona bene, cosa voglio dire? Che i giovani trovano un lavoro subito, un lavoro in cui riescono subito ad accumulare contributi, eccetera, questo li porta ad avere una buona pensione anche in futuro. Quindi diciamo, un buon mercato del lavoro si collega a una buona pensione, ma purtroppo anche il contrario. Quindi un mercato del lavoro che, come il nostro, ma ormai non solo quello italiano, ma anche quello di tanti altri paesi, penso alla Spagna, ma non solo, è un mercato duale dove i giovani fanno fatica a entrare, ma soprattutto rientrano attraverso contratti a tempo determinato e arrivano al contratto a tempo indeterminato dopo più tempo. Ecco, questo poi rischia di avere delle conseguenze anche
anche in futuro, perché chiaramente i contributi non accumulati all'inizio sono contributi che dovrai accumulare dopo, quindi rischi di dover andare in pensione più tardi. Che cosa si dice oggi tanto? Si dice, ma i giovani dovrebbero fare qualcosa per le loro pensioni future, ovvero utilizzare la previdenza complementare. Il problema è che chiaramente se i giovani non hanno lavoro o fanno fatica Certo, mancano le risorse. a trovare a contribuire sul primo pilastro, non vedo in che misura abbiano poi le risorse per contribuire al secondo pilastro. Quindi forse, non lo so, i giovani dovrebbero chiedere ai genitori, quando mi fai un regalo, mettimi dei soldi sul secondo pilastro. Insomma, visto che in Italia funziona un po' così familiarmente, ma non vedo una Dammi un situazione. pezzo della tua pensione, mamma. Esatto. Bene, allora direi che per questo primo round con Vincenzo abbiamo chiuso. Carlo, vuoi già spendere una parola prima della conclusione su quindi cosa sarà l'oggetto della prossima puntata? Allora, questo giro abbiamo visto di nuovo la struttura del sistema e come funziona esattamente, no? Quando becchiamo, cosa ci beccheremo noi quando saremo vecchi e cosa stiamo pagando Poco, adesso? questo l'abbiamo Un capito. poco, purtroppo. La prossima volta diamo un attimo un'occhiata a un altro aspetto della situazione attuale, che è il fatto che la popolazione sta invecchiando molto, quindi un'altra problematica, e analizziamo principalmente la domanda di come funziona il pensionamento, a che età sarebbe giusto andare in pensione, in base al fatto che invecchiamo in media e al fatto che i giovani fanno più fatica a mettere da parte i contributi. Abbiamo parlato di Vai. pensioni ora e parleremo di pensionamento la prossima volta. Grazie mille, Quindi Vincenzo. facciamo anche un po' di de iure condendo, come si diceva dalle mie parti. Sempre con Vincenzo Grasso, che ringraziamo per la partecipazione e per aver accettato il nostro invito. E ci sentiamo settimana prossima. Ciao Carlo. Ciao, Ciao. grazie a voi. Grazie Vincenzo. Mi raccomando, chi non l'avesse ancora fatto, like, guarda, speriamo che il video vi piaccia. Sul canale YouTube o iscrivetevi, ovviamente se non l'avete ancora fatto, anche al podcast che trovate ormai in tutte le piattaforme, maggiori piattaforme. Grazie a tutti e un Ciao. saluto da quelli di Tiriamo Campari.